sai che c'è dietro a sta bella frase? Stu cimitero, stu viale, sarbano un ruordo di una storia bellissima. Sulla Negenta. Durante i preparativi per la processione del signor Uzzur Resorto, Nino si forria continuamente. Sta aspettando a Fina. E finalmente avete arrivare. Come sempre però, accompagnata da suo padre. Purtroppo ancora non erano i tempi che i film ne potevano fare chi lo cavolevano. E non potevano nascere manco sole. La processione comincia. Nino porta la vara e Fina cerca di non gestare troppo lontana. Una tagliata veloce, un sorriso di sfuggita e va bene così. Però i due carusi almeno in quei momenti si possono vedere, nulla di più, ed è magari assai. Però l'amore dei due carusi è ranne e hanno trovato un modo di scriversi a muccione di suo padre. C'è una fessura hanno capito dopo pace di Fina e i litri che i due carusi si scrivono con amore ci già sono precise. Quando capita infatti che il padre di Fina va al circolo del paese per giocare con gli amici, ecco che è un momento buono per scambiare queste litri. Ho capito posato all'ingresso e piano piano, senza essere visti, Nino e Fina possono finalmente leggersi i litri a vicenda, all'insaputa di suo padre. Chissà quante speranze, quanti sogni, le due carose avranno affidato in queste litri. Ogni occasione è buona, qualsiasi momento è chiaro giusto per farci arrivare un messaggio d'amore. C'è sempre da stare attenti, so pa, i potesse scoprire in qualsiasi momento. Continuano così per tanto tempo, perché il padre di Fina, infatti, non era d'accordo a st'unione. Ma è sempre una gioia ranne. Nino non ci piaceva il padre di Fina, perché era sicco, e a dei tempi quando non era sicco, c'era pericolo che si ammalava e io non volevo che sua figlia restava sola. Ma Fina è innamorata e insiste in tutti i modi fino a quando ci riesce a ricevere il benestare di suo padre. Che contentezza a due giorni, finalmente Nino incontra il padre di Fina e i due si possono sposare. Comincia la loro vita insieme, l'amore cresce sempre più assai. Un loro desiderio di stare insieme è realtà. Ma purtroppo Nino si ammala, la situazione non migliora. E dopo picca, all'età di 37 anni, meschino muore. Udurura di Fina e ranne quanto amaro. Ha perso l'amore della sua vita. Tutto chi lo aveva sognato, aspettato, sperato, adesso non c'era più. Decide quindi di far costruire una tomba, una cappella Pide 2. I da stessa dai direttive preciso progettista. Ancora oggi nella facciata della cappella si trovano i due colonne spezzate ai lati dell'ingresso, segno di un amore finito troppo presto e tragicamente spezzato. Più in alto fa incidere una frase: quando l'amore unisce, la morte non divide. Nino e Fina non nappano figli, ma cosape quello che ci sperava o cuore, magari sognavano di diventare genitore. Cosape quante volte avranno sperato di avere una famiglia felice. Ora saranno famiglia per tutti i devoti e portatori dei Santi Patrona.
I spogli dei devoti infatti saranno accolti nella loro cappella, abbracciati dall'affetto e dall'amore di Nino e Fina. Quanto amore c'è in questa storia e quanto amore c'è magari nella nostra città verso i Santa Patrona, e ogni anno si rinnova e cresce, sempre chiassato.